la fotografia di quest'uomo morto nella sua stanza d'albergo con addosso un pesante cappotto che sembra addormentato, e poi si dice che è morto per soffocato da un peso di carne. Ma evidentemente la prima cosa che viene in mente è che un uomo che sta per essere soffocato non può adagiarsi in poltrona e spirarvi indossando un cappotto, che poi è uno che addirittura viene trovato con una ferita profonda da taglio nella pancia, ci racconta la sua biografia, quindi un personaggio veramente infelice, ma infelicità a volte è parte del talento, lo diciamo nel libro. Sì, certamente, diciamo, nei miei romanzi, nella parte dei miei romanzi cerco di affrontare il tema dell'artista e come si pone l'artista di fronte alla propria arte. E anche in questo caso, per Allegri, gli scacchi erano arte. E guai a chi cercava di sminuire quest'arte, no? Per cui il suo astio verso i giocatori ebrei era dovuto al fatto che lui riteneva che i giocatori ebrei giocassero in maniera conservativa, speculativa, no? Che la difesa per la difesa, che a loro interessasse semplicemente vincere senza vedere la bellezza intrinseca del gioco. E questo lui lo scrisse poi in vari articoli su giornali nazisti. E questi articoli, aggiunti poi alla sua amicizia con Hans Frank, della Polonia, detto il macellaio della Polonia, e mi valsero ovviamente l'inimicizia di quasi tutti. È stata una cosa di collaborazionismo e poi probabilmente una grossa ipoteca anche sulla sua fine. E tra l'altro, una cosa un po' strana, può suonare strano il lettore, e può sembrare inventato questo incontro con Neumann, perché in realtà anche in Carmine Verso c'è questo ragazzo che ascolta la violinista Sophie Fischbaum che suona nella stanza di sotto. Lui appoggia, diciamo, l'orecchio al pavimento per ascoltare tutto il concerto. E qui invece più o meno si ripete la stessa situazione, perché lui si sveglia il pomeriggio, sente questo qualcuno che suona nella stanza accanto, che è questo Neumann. Si prova un concerto di Tchaikovsky. Qualcuno potrebbe dire sì, l'ha ripetuta, ma in realtà è vero. Cioè, dall'inizio di febbraio fino alla fine di marzo circa, in questo grandissimo albergo di Estoli c'era un unico ospite che era Alexander Allegri, per cui lui viveva da solo in questo eremo e senza incontrare nessuno, senza trovare nessuno con cui parlarci.